il perché può essere visto nella sua volontà di andare al di là del semplice rivestire di note i testi liturgici. I testi liturgici sono sempre gli stessi, alla fin fine un compositore può anche annoiarsi a scrivere messe su messe che sono basate sempre sullo stesso testo, e può quindi ricercare varietà espressiva semplicemente per non annoiarsi. Però c'è chi lo fa e chi non lo fa. José Maurizio ci ha lasciato una trentina di messe, e quindi se si fosse annoiato nello svolgere questa funzione lo capiremmo pure, ma in realtà c'è qualche cosa di più. Egli sembra, almeno a partire da un certo punto in poi nella sua produzione, inizio Ottocento, sembra sforzarsi ogni volta di caratterizzare la messa che sta componendo, cercando di collegare la musica alla circostanza. Le messe che gli venivano commissionate erano in genere per qualche ragione, per un qualche evento, e allora noi vediamo che José Maurizio cerca di piegare, e ci riesce con la sua maestria, di piegare il senso musicale al senso dell'evento. Potrei darvi molti esempi della sua arte in questo senso, ma mi limito a un qualche accenno. Per esempio, c'è una messa che si chiama Missa de Nossa Signora de Conceição, che José Maurizio compose nel 1808 per la consacrazione di una chiesa, che consacrazione che avvenne precisamente l'8 dicembre, quindi in coincidenza con la festa dell'Immacolata Concezione. Questa cerimonia non era semplicemente la consacrazione di una chiesa, noi possiamo proprio vederla con gli occhi di José Maurizio. Da una parte era un evento mondano, la corte di Lisbona si era trasferita a Rio de Janeiro da poco tempo per trasformare Rio de Janeiro nella provvisoria capitale dell'impero portoghese. Si erano dati da fare, avevano ripulito le strade, costruito degli edifici nuovi, dato una riverniciata a quelli vecchi, cacciati i mendicanti, hanno dato un po' una addrizzata a quello che di fatto all'epoca Rio de Janeiro era un paesino sul mare. Questa nobiltà portoghese, che quindi si trova a Rio provvisoriamente in attesa che passi il ciclone napoleonico, aveva nella consacrazione di una chiesa nuova un evento mondano, un'occasione per incontrarsi. È come se lui ci facesse sentire come l'aria da cocktail party, l'aria in realtà profondamente profana che ha, diciamo, che si respira in questo evento. Ma nell'episodio centrale del Kyrie, cioè sulle parole Christe eleison, José Maurizio dice anche un'altra cosa. Lui aveva un problema, c'era un suo concorrente, c'era un compositore che si chiama Marcos Portugal, che aveva studiato in Italia e aveva avuto successo in Italia, a Napoli, il quale alla lunga riuscirà a fargli le scarpe, emarginandolo dalla vita di corte. Marcos Portugal era portoghese ed era bianco, José Maurizio era mulatto, e il colore di pelle per qualcuno, anzi per molti, era un problema. Era come se lui dovesse farselo perdonare. Allora, uno dei suoi crucci è quello di far vedere: guardate, io ho la pelle più scura, però il contrappunto classico, io l'ho studiato bene come il mio collega, anzi forse lo so anche meglio di lui. E allora ecco che nella sezione del Christe, José Maurizio dà una svolta drammatica alla musica, dall'atmosfera come quasi conviviale, quasi di ballo di corte che si respira nel Kyrie eleison, a un clima invece estremamente severo, nel quale lui fa come un fugato, che è una specie di teorema di Pitagora dimostrato alla lavagna, no? Matematicamente perfetto, per poi ritornare naturalmente all'atmosfera dell'inizio.
Questo splendido brano è semplicemente un assaggino di questo approccio teatrale anche alla musica liturgica che in José Maurizio avrà poi nel corso degli anni uno sviluppo continuo fino ad arrivare alla fine della sua vita a alla creazione di un'opera colossale, la Missa di Santa Cecilia, che non possiamo ascoltare perché soltanto il Gloria dura 50 minuti ed è un Gloria che praticamente è come se fosse un atto d'opera, cioè ogni riga del testo diviene un'opera, un'aria per un cantante diverso, e si tratta di un lavoro immenso e anche di forza straordinaria, è un'opera che nell'insieme gareggia con la Missa Solemnis di Beethoven per dimensioni e anche per ambizione. E nel mezzo ci sono tanti altri esempi di questa vocazione teatrale di José Maurizio. La Missa Pastoril Paranoic de Nadal, essendo una messa per un presepio, trasmette l'aria di presepio. C'è un clarinetto concertante che ha una sorta di funzione di zampogna. E così via, per ogni messa è possibile trovare una chiave di questo tipo, il tentativo cioè di far uscire, per così dire, le parole del testo sacro dalla convenzionalità e farle arrivare quasi addosso alle persone che le ascoltano con una carica emotiva aggiuntiva che sia al tempo stesso esplicativa. José Maurizio dovette, per le ragioni che abbiamo detto, far dimenticare il più possibile il colore della sua pelle. Non c'è quasi nessun riferimento al sincopato afroamericano nella sua opera. I riferimenti che ci sono piccolissimi e nascosti, sono come delle strizzatine d'occhio. Ma in ogni modo egli finì per, insieme ad altri compositori, per aprire una strada. La carriera di musicista nel corso dell'Ottocento in Brasile diventò percorribile anche per persone di colore in vari ambiti e, per esempio, un ruolo importante ebbe una compositrice che si chiama Chiquinha Gonzaga, che ancora oggi è ricordata in Brasile come autrice di alcune canzoni e di alcune melodie che hanno mantenuto intatta la loro popolarità. E Chiquinha Gonzaga scrisse operette, tra l'altro il suo catalogo è molto vasto e ancora in buona parte da esplorare, non è tutto della stessa altezza di ispirazione, ma è sicuramente un catalogo molto importante. Peraltro il negro nell'Ottocento diventa un personaggio ricorrente. Nell'opera, in particolare nel contesto del romanticismo, il personaggio di colore diviene uno degli elementi caratteristici dell'opera romantica, uno degli elementi con cui facilmente è possibile far scattare uno dei meccanismi di dramma che sono propri di quell'epoca. L'opera romantica si incentra in genere su un principio, che è il conflitto tra i desideri dei singoli individui e le regole della società. Quando ciò che vuole fare il singolo individuo entra in conflitto con gli obblighi sociali, scatta il dramma, e allora ecco che, per esempio, una figura caratteristica dell'opera romantica è quella del perseguitato politico, del coscritto, oppure del pirata, o ancora sono le storie d'amore che la società non vuole, non permette, perché ad esempio c'è una differenza di nazione, o c'è una guerra di mezzo, o c'è uno scalino di censo tra i due amanti, cioè c'è sempre bisogno di un meccanismo di contrasto tra quello che vuole fare il singolo e quello che la società gli dice di dover fare. È chiaro che in questa logica il colore della pelle funziona benissimo, è proprio uno degli acciarini ideali per far scoccare questa scintilla. E allora, se vi andate a fare il conto di quanti negri ci sono in Giuseppe Verdi, vi renderete conto che l'abbondanza di questi personaggi non è una curiosità, non è una bizzarria o una scelta individuale, è invece l'aderire a determinati principi di drammaturgia musicale. D'altra parte, e qui non ho esempi da farvi sentire, ma magari qualche cosa da raccontarvi, l'idea durante il Risorgimento era che
da una parte fosse necessario che le opere scritte in quel momento riflettessero il clima del momento. È chiaro che mentre si lottava per l'unità d'Italia e per cacciare gli austriaci dall'Italia, il tema d'attualità era questo, ma siccome gli austriaci erano anche quelli che avevano le forbici in mano della censura, non era possibile trattare questo tema in modo diretto. Bisognava adoperare metafore. Allora ecco perché, gli ebrei del Nabucco funzionano come metafora, no, degli italiani sotto l'Austria. E allora anche, i negri in America funzionano altrettanto bene. Voi non avete idea di quante opere liriche furono scritte nell'Italia dell'Ottocento avendo come soggetti eventi e argomenti che si erano verificati negli Stati Uniti dello stesso tempo. Per esempio, La capanna dello zio Tom è un libro che fu tradotto praticamente un anno dopo che era uscito e fu utilizzato come libretto d'opera, non da un compositore, fu utilizzato ripetutamente. Perché? Perché l'idea degli schiavi negri oppressi funzionava come metafora degli italiani sotto gli austriaci e aggirava la censura. Alcuni autori avevano una sorta di ossessione per il negro, il tema della liberazione del negro, il tema del conflitto tra il bianco e il negro, era un tema di cui sembrava non riuscissero a liberarsi. Uno di questi era, pensate un po', Arrigo Boito. Boito era anche appassionato di scacchi, era un grande giocatore di scacchi, e scrisse una volta una novella che si intitola L'alfiere nero, che raffigura, descrive una partita di scacchi tra un bianco e un negro, in cui naturalmente il bianco ha i pezzi bianchi sulla scacchiera e il negro ha i pezzi neri. E quindi tutta da giocatore di scacchi gli trasmette tutta la tensione delle opposte strategie che si fronteggiano, lo scambio di segnali psicologici che avviene fra i due giocatori fin quando alla fine il negro vince. E Boito immagina che la musica di Louis Moreau Gottschalk, cioè del compositore americano che più si ispirava ai negri, fosse il sottofondo di questa partita di scacchi. Lui immagina che questi giochino a scacchi mentre sullo sfondo si ascolta la musica di Gottschalk, in particolare un brano che si chiamava Le Bananier, che era stato ripubblicato anche in Italia. A questo punto non troverete certo casuale il fatto che Boito fosse stato anche il librettista dell'Otello. L'opera italiana, pochi lo immaginerebbero, finì per diventare anche modello e punto di riferimento per alcuni compositori di colore nel continente americano. Non necessariamente in opposizione all'opera tedesca, a volte in combinazione con essa. I grandi modelli operistici, infatti, che venivano offerti dall'Europa al Nuovo Mondo erano fondamentalmente quello italiano e quello tedesco. I musicisti americani, e in particolare i musicisti nero-americani, si trovavano di fronte a questi modelli e dovevano in qualche modo schierarsi. Il caso più singolare in questo senso è quello di Scott Joplin, compositore che oggi è ricordato soprattutto per i suoi rag pianistici, che spesso vengono eseguiti e che spesso vengono anche eseguiti male. Ci sono molti pianisti che suonano male i rag di Joplin, pochi che li suonano veramente bene, anche perché non è facile farlo. E di conseguenza la fama delle sue composizioni pianistiche ha finito per sospingere in secondo piano il fatto che Joplin considerasse se stesso primariamente un autore di musica per il teatro. Questo si riflette in tanti aspetti. Innanzitutto vi è stata ricerca storiografica, io sono tra coloro che l'hanno compiuta, che ha mostrato come il teatro fosse stato importante nella vita di Joplin praticamente durante tutta la sua esistenza, addirittura fin dall'infanzia. Egli stesso sappiamo che partecipò a spettacoli teatrali, sapeva anche cantare e ballare,
sappiamo che realizzò per il teatro diverse cose, soltanto alcune ci sono pervenute, ci sono delle partiture che sono andate perse. Inoltre, alcuni dei suoi brani pianistici sono in realtà teatro sul pianoforte, cioè rappresentano delle situazioni o scene o dialoghi o paesaggi o avvenimenti descritti episodio dopo episodio sulla tastiera. E inoltre vi è in Joplin come la volontà di andare al di là del puro rapporto io premo il tasto in corrispondenza di questo pallino, cioè del rapporto scrittura-esecuzione. Per esempio lui chiede all'esecutore di battere il piede, il tallone, così, nel corso dell'esecuzione di determinati brani, come se la corporeità del pianista dovesse andare al di là del pianoforte. Quindi vi sono elementi teatrali in tutta la produzione di Joplin, ma certamente la cosa più importante in questo senso, nella sua produzione, è l'opera lirica che ci ha lasciato, che si chiama Trimonisha, che ci è pervenuta perché lui la fece stampare, ma ci è pervenuta in spartito per canto e pianoforte. Le orchestrazioni quindi non sono, quella sua è perduta e quelle che esistono sono state fatte da altri, ognuna di esse rappresenta un'ipotesi di ricostruzione della orchestrazione voluta da Joplin. In questa ipotesi peraltro si è molto aiutati dal fatto che Joplin in quest'opera mostra di avere una conoscenza enciclopedica dell'opera europea. Cita, fa riferimenti, strizza l'occhiolino, si appoggia a determinati modelli per dire certe cose, ma ne sceglie altri per dirne altre, e di conseguenza egli si colloca fra i vari modelli operistici disponibili a lui nella sua epoca, all'inizio del Novecento, mostrando tra l'altro di compiere delle scelte che hanno anche un significato simbolico. Joplin fu uno di quei musicisti che ebbero la sfortuna non soltanto di essere di pelle nera, ma di nascere nel momento in cui essere di pelle nera era diciamo la cosa peggiore possibile, nel momento cioè del massimo splendore della discriminazione razziale, quando questa era al culmine e quindi le occasioni anche di riscatto sociale per i neri erano al minimo. Joplin in un certo senso evase dalla tristezza del suo presente rivolgendosi ai posteri, rivolgendosi a un pubblico che all'epoca sua non c'era e che forse oggi c'è o forse comincia a esserci, ma dal momento in cui Joplin consegnò alle stampe Trimonisha è passato un secolo. L'opera è del 1911, la sua data di completamento. Così Trimonisha ci appare come una sorta di messaggio in una bottiglia che contiene degli enigmi che vanno decifrati. All'epoca sua Joplin non poteva parlare esplicitamente, guarda caso questo lo accomuna Verdi, no? Lo accomuna agli autori italiani romantici che stavano sotto la censura austriaca. Quindi doveva inserire dei segnali all'interno per fare il suo discorso, all'interno della sua opera, che diciamo non gli attirassero l'ira delle autorità o nel caso degli Stati Uniti, in realtà della maggioranza ben pensante, ma arrivassero appunto come segnali nascosti al destinatario, scavalcando i suoi contemporanei. Che cos'è Trimonisha? È un'opera in cui si parla di una comunità di neri contadini subito dopo la fine della schiavitù. Sono quindi persone che lavorano la terra, è un villaggio, e si tratta di una piccola comunità che è quella dove lui aveva passato l'infanzia, quindi ne parla con diretta cognizione di causa. In questo villaggio vi sono degli stregoni che praticano dei riti probabilmente voodoo, lui non lo dice ma lo lascia intendere, i quali quindi speculano sulla superstizione. E vi è invece una ragazza che ha studiato e quindi vuole diffondere il sapere e la cultura, che viene rapita da questi stregoni, i quali stanno per ucciderla quando viene salvata,
e nella scena finale, nel terzo atto dell'opera, si svolge una sorta di processo pubblico davanti all'intera comunità, la quale decide di eleggerla a leader della sua comunità perché essi possano avere un futuro migliore. La figura di Trimonisce è una figura immaginaria nella quale sono, diciamo così, rappresentati diversi personaggi, uno dei quali è Joplin stesso, uno è la sua seconda moglie che era morta giovanissima, e altri sono personaggi leggendari, perché Trimonisce in parte corrisponde a Buddha, per esempio. Quindi è un prodotto, diciamo, già di per sé di una complessa stratificazione simbolica. Ma l'intera opera è fatta allo stesso modo. Il messaggio dentro l'opera è non soltanto il trionfo della cultura sopra l'ignoranza, ma è anche quello del trionfo della razionalità sopra la violenza. Trimonisce è un'opera nutrita di un profondo messaggio non violento. Allora, che cosa fa Joplin? Prende l'opera più violenta che esiste, cioè Il Franco Cacciatore di Carl Maria von Weber, e ne fa un calco strutturale, per cui Trimonisce ha la stessa struttura del Franco Cacciatore. Semplicemente tutti i significati sono rovesciati. Tutto ciò che è violento, Il Franco Cacciatore, sapete, sì, c'è l'ouverture, poi si apre il sipario e per prima cosa si apre una fucilata. Dopodiché va avanti a fucilate per tre atti, perché è una storia di un duello di fucilate in cui poi c'entra il diavolo che fonde delle pallottole magiche, eccetera, eccetera. Joplin prende praticamente quest'opera, ne ricalca la struttura al punto che per ogni episodio saliente del Franco Cacciatore c'è un episodio saliente uguale e contrario in Trimonisce. Per esempio, nel primo atto del Franco Cacciatore c'è un racconto genealogico di precedenti guardiacaccia che avevano fatto certe determinate cose, eccetera. Nell'opera di Joplin c'è un racconto genealogico nel primo atto, che però è la storia di come Trimonisce era stata trovata sotto un albero, salvata, eccetera, eccetera. Tutto quello che nel Franco Cacciatore gronda sangue, in Trimonisce ha la sua controparte non violenta, e cioè c'è un rovesciamento di significati. Questo rovesciamento è realizzato attraverso anche dei segnali teatrali. Il secondo atto è il punto culminante della tragedia in entrambe le opere. Cosa succede nel secondo atto del Franco Cacciatore? Che vengono fuse le sette pallottole maledette ad opera di Caspar il fonditore, che è un uomo che si è consegnato al demonio, che è accanto a lui, è Zamil, il cacciatore nero, che rappresenta il demonio. E questa scena si svolge nel pieno di un luogo selvaggio che si chiama la Gola del Lupo, che è un luogo terrorizzante in cui ci sono degli spiriti, dei pipistrelli che svolazzano, è mezzanotte, insomma è una cosa da grattarsi proprio a sangue. Questi spiriti hanno un richiamo, cosa avviene nel secondo atto di Trimonisce? Lei è stata rapita dagli stregoni che la portano nel bosco, cioè in un luogo selvaggio, e discutono di come farla fuori, e a un certo momento hanno una certa idea e stanno per realizzarla quando la loro idea va a monte. Ci sono delle analogie ovvie. Quando Caspar fonde le pallottole fatate, le chiama numericamente una per una ad alta voce, 1, 2 e così via. Quando stanno per uccidere Trimonisce, la getteranno su un cespuglio dove c'è un nido di vespe, e lei è legata e imbavagliata, quindi morirà di shock anafilattico. Per darsi la rincorsa chiamano i numeri ad alta voce, 1, 2. Questa è un'analogia che, diciamo, può essere notata anche da un ascoltatore qualsiasi che conosca l'opera di Weber. Ma ci sono delle analogie più sottili. Gli stregoni si danno convegno nel bosco e si scambiano un richiamo per riconoscersi, e questo richiamo è cioè il richiamo contrario a quello di Weber. Non soltanto il richiamo è contrario nel senso delle sillabe, dei suoni vocalici,
ma l'intervallo è il rivolto, perché Weber usa una sesta maggiore e Joplin il suo rivolto, cioè una terza minore. Non solo, ma l'intervallo di Weber è ascendente e quello di Joplin è discendente, tutto è rovesciato. Ma essere poi rovesciato è tutto il senso della scena, perché nella scena di Weber le potenze demoniache regnano sovrane. Nella scena di Joplin invece sta per verificarsi il fattaccio quando un amico di Trimonisce arriva travestito da spaventapasseri. Gli stregoni credono che sia il diavolo e fuggono a gambe levate. Quindi la presenza del diavolo, che è tragica in Weber, diventa comica in Joplin, e la scena finisce praticamente a risate.